Ciao a tutti ragazzi e grazie per aver scelto di visualizzare questo video. Oggi proseguiamo con la scampagnata nelle mie OTP. Siamo quasi alla fine di questo percorso che è lunghissimo perché io ci metto un casino a fare i video, però d'altronde sono molto impegnata in altre cose, per cui quando ho dei ritagli di spazio faccio il video. Comunque non voglio perdere altro tempo perché non so quanto durerà questo video, ma sento di aver molto da dire sulla prossima coppia barra opera di cui parlerò, per cui mi dispiace se lo interromperete a metà o anche prima, però ho voglia un pochino di condividere quello che penso su questo manga, perché la prossima coppia di cui mi occupo, lo dice anche il titolo, fa parte di un manga famoso che io ho amato profondamente, che amo tuttora e mi è tuttora nel cuore, avendolo conosciuto ormai parecchi, parecchi anni fa. Cavolicchio quanto sono vecchia. L'opera di cui sto parlando è City Hunter e la coppia di cui sto parlando è quella dei protagonisti, Ryo Saeba e Kaori Makimura. Allora, io appunto, come ho sempre fatto, ovviamente devo inserire la coppia nel contesto facendo qualche riflessione sull'opera di partenza. Allora, City Hunter è un'opera che, pur essendo famosa, non so se ha fatto il botto come ne hanno fatte tante altre. Ad esempio, non mi sembra abbia raggiunto la fama delle opere della Takahashi, sebbene sia comunque un'opera conosciuta. Purtroppo in Italia è conosciuto soprattutto il cartone animato e dico purtroppo perché il cartone animato è una vera merda. Mi spiace dirlo, non voglio sempre fare la purista, ma in questo caso è davvero così. L'unica cosa che posso dire dell'anime è che grazie all'anime ho potuto conoscere poi l'opera originale. E l'unica cosa che posso dire di positivo dell'anime è che ha un'ottima, ottima colonna sonora, sia per quanto riguarda proprio gli episodi, quindi in generale, che anche i film. Le canzoni, la musica, anche strumentale, è veramente spettacolare. Ma a parte quello, l'anime fa cagare e non posso credere che veramente l'autore originale abbia dato il suo consenso a una schifezza del genere tratta da un'opera invece così bella. Perché l'anime fa cagare? L'anime fa cagare innanzitutto a partire dai disegni, che sono veramente un insulto a quelli di Hojo, che invece dal primo numero fino all'ultimo fa un miglioramento incredibile proprio a livello stilistico. È evidente la differenza proprio di tratto, inizialmente era un pochino più morbido, però è anche un pochino più disordinato, si può dire, mentre poi va a raffinarsi tantissimo. In alcuni casi ha ricevuto anche qualche critica, almeno all'interno dei gruppi che conoscono questo autore, perché a un certo punto i personaggi, soprattutto quelli femminili, si assomigliavano tutti tra di loro. Però comunque fa dei disegni spettacolari e mi è dispiaciuto molto che nell'anime, a parte in alcuni casi, ci siano stati dei disegni tremendi. Io non so che tipo di budget avessero, ma perché stiamo parlando comunque di un manga dell'inizio degli anni 90, cioè, scusate, il manga è stato edito nell'85 ed si è concluso nel 90-91, l'anime è arrivato dopo. Seconda cosa, perché moltissimi episodi sono totalmente inventati, cioè ci sono storie che nel manga non esistono assolutamente, ma non sono neanche storie che vanno a migliorare, diciamo, quello che è il manga, nel senso storie che ci possono stare, sono storie di cui se ne poteva fare totalmente a meno. Terzo, invece, gli episodi tra i più importanti del manga non sono stati resi nel cartone animato, a parte la vicenda di Bloody Mary, che forse è quella che è stata resa un po' meglio tra tutti quanti, le altre, come quella di Sonia Field, Mick Angel, Shin Kaibara e tutte le storie che nel manga compongono i numeri dal 31 fino al 39, quindi gli ultimi 10 volumi, quelle non ci sono. E questa è una gravissima pecca, perché invece di fare tanti episodi basati su storie inventate a caso da chi ha fatto l'anime, avrebbero dovuto concentrarsi sulle storie che invece sono molto importanti nel manga, proprio per i due protagonisti. Cioè, si poteva lasciar perdere magari qualche storia di qualche cliente inutile e si poteva invece
andare dove, negli episodi che rappresentano il cuore di City Hunter, perché poi gli amanti di City Hunter, io ho letto il manga almeno una decina di volte, no, anche quando lo rileggo da capo non vedo l'ora di arrivare agli ultimi 10 numeri, perché sono i più profondi, sono quelli in cui anche il rapporto tra i ricori diventa un attimino più intenso, più concreto, e quindi sono i preferiti da tutti noi. E in ultimo, gravissima pecca dell'adattamento italiano, che ha fatto uno scempio totale, ma questo l'avevo già detto anche nel video del doppiaggio, perché hanno cambiato totalmente i nomi originali. E questo mi dispiace perché io mi ricordo che comunque gli anime che venivano trasmessi su MTV o su altre reti che non fossero Mediaset avevano il pregio di perlomeno mantenere i nomi originali. Invece qua non solo hanno fatto uno scempio, ma hanno fatto, scusate, una vera catastrofe per quanto riguarda i nomi. Io sarò una rompicoglioni, ma non sopporto, non ho mai sopportato il fatto di aver messo dei nomi così brutti a dei personaggi che nel manga, scusate, e anche nell'anime originale, perché in giapponese i nomi rimangono quelli, hanno scelto dei nomi così brutti. L'ho già detto mille volte, ma un personaggio che si chiama Kaori, un nome che in giapponese significa profumo. Come fai a adattarmelo chiamandola Creta? Creta, un nome che in italiano neanche esiste, cioè nessuno ha mai chiamato la propria figlia Creta. Non esiste. Ryo Saeba che diventa Hunter, Saeko Nogami che diventa Selene, e altri invece li hanno lasciati in lingua originale, non si sa per quale criterio abbiano utilizzato, tipo Reika e Miki, li hanno lasciati così. Kasumi addirittura ha il privilegio di avere due nomi. Nel primo episodio in cui compare la chiamano Carmen, nel secondo la chiamano Clara, come se fosse una persona diversa. Non si sa per quale motivo. Questa è una cosa che non riesco a sopportare, per cui quando ero piccola che avevo guardato City Hunter sul canale 7 Gold, non conoscendo ancora il manga, mi era anche piaciuto. Poi quando sono andata ad approfondire la storia e ho scoperto il grande manga di Ojo, mi sono veramente tanto incazzata. Per cui di quell'anime, ripeto, salvo solo la colonna sonora, che è veramente molto molto bella. La colonna sonora originale, perché anche lì la sigla italiana non è male, va bene. Adesso quando la riascolto mi viene in mente un po' la mia infanzia, per cui ci sono affezionata, ma le canzoni giapponesi sono veramente spettacolari. Per quanto riguarda il manga, invece, che cosa posso dire? Qua bisogna fare un discorso un attimino più approfondito, nel senso che io sono sempre stata convinta, ma diciamo che ho letto delle cose per cui essere convinta di questo. Il manga, per quanto fosse pubblicato su una rivista shonen, perché non so se lo sapete, ma i manga in Giappone vengono pubblicati sulle riviste e non a volumetti come succede qui in Italia. Quindi shonen significa che era un genere destinato ai ragazzi e agli adolescenti. Era però un manga inizialmente molto crudo. Infatti all'inizio si vede molto spesso Ryo che ammazza la gente, perché comunque lui è una sorta di giustiziere. Poi adesso non sto a dirvi i dettagli, chi lo conosce sa queste cose, chi non lo conosce andate a leggervelo perché è veramente bello. Era un manga molto crudo però all'inizio, cioè, c'erano scene comunque di morte, anche di uccisioni abbastanza tremende, e mi sembra che avevo letto almeno qualche anno fa che all'inizio non avesse riscontrato molto successo, proprio perché era pubblicato comunque su una rivista destinata a dei ragazzi giovani, quindi magari vedere delle scene così sanguinose e cruente non aveva fatto in modo che City Hunter fosse poi acclamatissimo come invece altre opere. Poi invece mi sembra abbastanza evidente che il ritmo della storia e i caratteri anche di disegno sono cambiati. Infatti all'inizio, ripeto, erano un po' più disordinati, ma anche cupi come disegni. Invece poi il tratto è diventato più limpido, più chiaro, e anche il contenuto delle storie, perché City Hunter poi è diventato molto più umoristico che un manga che trattava di mafia o comunque uccisioni killer. Cioè c'è sempre la sfera della mafia, delle persone che agiscono illegalmente, perché non è che quello che fa Ryo sia proprio legale,
però in chiave molto più comica, anche se ovviamente poi ci sono gli sprazzi anche drammatici, molto più profondi. Il bello di certi anime e manga, scusate se a volte confondo i due termini, è che presentano un po' di tutto, cioè secondo me un grande manga è quello che al suo interno comprende non solo la risata, ma anche il pianto, anche i momenti di sconforto, anche i momenti abbastanza seri e tragici, perché ci sono dei momenti tragici in City Hunter. Passiamo invece alla storia d'amore di Ryokaori. Questa è un'altra cosa di cui sono assolutamente convinta. Io non penso che oggi all'inizio avessi in mente di fare di City Hunter una storia che comprendesse anche del romanticismo, comunque una storia d'amore come quella che poi nasce, anche se rimane sempre sul platonico, perché non succede mai niente tra questi due, a parte un bacio che avviene attraverso però un vetro, per quanto l'attrazione reciproca sia palese, soprattutto da parte di Kaori, ma anche da parte di Ryo, perché anche se dice spesso che secondo lui Kaori assomiglia a un uomo, in tantissime occasioni in cui magari lei non lo guardava, si è visto e come il fatto che fosse attratto da lei. Però io sono convinta che all'inizio oggi non avessi in mente una storia romantica, perché Kaori appare quasi subito, perché lo sapete, no? È la sorella del miglior amico di Ryo che viene ammazzato dal Yunon Teop, che è un'organizzazione di narcotrafficanti. E quindi il fratello gliela affida in punto di morte, e poi da lì nasce tutta la storia comica d'amore e quant'altro. Però all'inizio, secondo me, non ci sarebbe dovuta essere questa storia d'amore, perché Kaori nei primi numeri appare veramente poco comunque. Quindi penso che all'inizio proprio Ojo volesse fare di Ryo l'unico e solo protagonista. Poi ha cominciato a lasciarsi un po' andare anche alla storia romantica, forse perché gli editori gli avranno detto che una storia romantica avrebbe potuto prendere più pubblico. E quindi può essere anche che siano state le insistenze da parte dei suoi editori a dirgli: guarda, che se mi fai solo un personaggio che va in giro ad ammazzare gente, non conquisti tanto pubblico, magari specialmente quello femminile, che comunque è generalmente più attratto dalle storie romantiche. E quindi pian piano si è sviluppata anche la storia di Ryokaori, con degli intermezzi che non credo fossero stati pensati all'inizio, quando il manga è stato cominciato. Cioè, City Hunter è stata veramente una fetta molto importante della mia vita. È stato il primo manga che mi abbia ispirato a scrivere fanfiction. Avevo tipo 12 anni e le mie prime fanfiction erano talmente orrende, e me ne vergogno tantissimo. Infatti, le ho tolte da qualsiasi sito, da qualsiasi parte, perché erano illeggibili. Però vabbè. Con quelle sono entrata nel mondo delle fanfiction. All'inizio le avevo lette, per quanto fossi piccolina, però avevo cominciato comunque un po' a navigare in internet, e mi ero stupita perché avevo trovato delle storie veramente focose. Sapete che chi scrive fanfiction spesso va un pochino a sfogarsi e a voler descrivere quello che nel manga non c'è mai stato, quindi rapporti sessuali tra Ryo e Kaori a go-go. Questo, essendo un po' più piccola, 13-14 anni, mi aveva un po' traumatizzata all'inizio, perché non mi immaginavo Ryokaori a fare sesso. Invece poi, vabbè, crescendo ovviamente, anch'io ho scritto la mia parte, ho letto le storie che tuttora sono tra le mie preferite, poi vi dirò anche qual è ancora la mia preferita tra tutte, ed è una storia di più di 10 anni fa. Però ecco, City Hunter mi ha veramente rapito il cuore, è stata veramente la mia ossessione per diverso tempo. Mi ricordo anche che trovare il manga di City Hunter qualche anno fa era una roba impossibile, perché la Planet Manga aveva annunciato, ma molti anni fa, sto parlando almeno del 2007, anche prima, perché forse ero all'ultimo anno delle medie. Aveva annunciato una ristampa che poi non è mai stata edita,
E quindi in seguito io mi sono ritrovata a cercare i numeri del manga originale, quelli editi dalla Star Comics. Tutti questi manga io li ho trovati a Lucca, Santa Fiera del Fumetto di Lucca, ed era veramente molto divertente perché le prime volte che sono andata lì era un continuo cercare questi volumetti che costavano un po' poco perché comunque si tratta di un manga vecchio. In ogni caso ci ho speso una barca di soldi, anche se i volumetti di per sé magari costavano poco, ma si tratta di 39 volumetti. E alla fine sono riuscita a collezionare tutto questo manga e a leggerlo tutto. Devo dire che la prima volta sono rimasta abbastanza sconvolta, proprio perché nell'anime, specialmente quello adattato in Italia, censuratissimo e quant'altro, non c'erano ovviamente tutte le cose che ci sono nel manga, tutti i riferimenti sessuali, doppi sensi. Quindi all'inizio mi aveva abbastanza scandalizzata perché non mi aspettavo che Rio fosse quel personaggio. Ero comunque una ragazzina piccola, per cui a leggere di erezioni e quant'altro, o di Rio che era arrapato in ogni momento della giornata, un pochino mi aveva fatto specie, perché anche nell'anime sì, salta sempre addosso alle belle ragazze, però non c'era mai quella componente così tanto sessualizzata come c'è nel manga, proprio perché ormai lo sapete tutti, i manga non sono per bambini, anche gli shonen sono comunque indirizzati a un pubblico di adolescenti, quindi già grandicelli che magari hanno una certa conoscenza di certe cose, poi magari io ero particolarmente ingenua, però comunque sì, da lì in poi vi assicuro che il manga di City Hunter l'ho letto veramente tante tante volte, tuttora rappresenta uno dei pilastri, diciamo, della mia adolescenza, della mia conoscenza di manga. C'era anche veramente un gruppo, veramente, scusate, lo sto ripetendo un po' di volte, c'era un gruppo molto sostanzioso di autrici di fanfiction sul sito Manganet, era un gruppo veramente assurdo, a volte io con altre persone avevamo addirittura litigato per delle cose che, se ve lo dico adesso, vi mettete a ridere. Io ero un po' la più piccola di quel gruppo lì, erano tutte un po' più adulte e a volte penso che le persone che erano più adulte di me potevano anche essere un po' più mature, perché se penso che certe persone a quel tempo avevano la stessa età che ho io adesso, cioè loro avevano tipo 25-26 anni, io ne avevo 15-16, certe risposte che in certi momenti mi sono stati dati, io adesso non parlerei mai così a una ragazzina di 15-16 anni. Perché potrei capire se questa ragazzina si comporta o dice delle cose immature. Quindi non mi metterei al suo livello. Per cui, questa è una parentesi, magari qualcuno che ha fatto parte di quel gruppo guarderà questo video e si renderà conto che in certi momenti è stata un po' esagerata nei miei confronti. Ma a parte questo, ci sono state anche delle persone molto speciali che ho conosciuto grazie a questo sito, alle fanfiction di City Hunter, per cui devo ringraziare anche City Hunter. Invece sono state molto speciali, hanno scritto delle storie bellissime e quant'altro, quindi era un periodo veramente Manganet e la sezione di fanfiction di City Hunter ci andavo tutti i giorni, c'è stato anche un periodo in cui ero anche abbastanza dipendente dal computer, quindi non è neanche una cosa del tutto positiva, però ha comunque segnato la mia adolescenza. Io ovviamente sono sempre stata a parte Rio e Kaori Forever, quindi magari a volte facevo un po' l'immatura quando c'erano delle fanfiction in cui Rio e Kaori non finivano insieme, tutto qua. Però perché a volte le autrici di fanfiction sono un po' esagerate nello scrivere di drammi e tragedie e distorcono anche un po' i personaggi di per sé, perché voi dovreste leggere certe fanfiction di City Hunter e vanno a travisare tutto quello che è il manga, perché in certe storie Rio viene tracciato come un mostro nei confronti di Kaori, ma non è un mostro nei confronti di Kaori. Questo era quello che a volte mi faceva arrabbiare, il fatto che Kaori venisse sempre tacciata come vittima che non faceva altro che piangere quando Rio non le ha mai puntato la pistola alla testa per farla rimanere con lui, e soprattutto Kaori non ha mai pianto, che a me dà fastidio l'idea che certe persone descrivano e pensano a Kaori come una donnicciola che ogni volta che Rio le dice una parola sgarbata
si mette a piangere perché Kaori nel manga non piange nemmeno quando Rio le dice che è morto suo fratello. E non perché sia una persona fredda, senza sentimenti, perché poi nel suo privato piange e sta male, ma non è una che esterna sempre il suo dolore, di certo non è una che si piange addosso, non l'ha mai fatto nel manga. Credo si possano contare sulle dita di una mano le volte in cui ha pianto. Cioè, una volta si è messa a piangere guardando la foto di suo fratello. E poi nel finale, quando Rio sembrava che la volesse cacciare, lei si sfoga e in quel momento le escono anche delle lacrime, che sono anche un po' lacrime di rabbia. Quindi, cioè, veramente, Kaori non è una frignona come certe persone si divertono a descriverla, va bene? E Rio non è un mostro che tiene Kaori segregata in casa, la tratta male, cioè, è vero. Rio è un po' uno stronzo nei suoi confronti, nel senso che a volte le fa delle battute, eccetera. Però, se voi leggete il manga attentamente, vi rendete conto che lui fa questo tipo di battute, questo tipo di esternazioni, soprattutto quando è in presenza di altre persone. Perché io sono sempre stata una che ha difeso Rio a spada tratta, perché è una persona che non ha mai saputo, che non ha mai dovuto soprattutto avere a che fare con dei sentimenti. Il fatto di ritrovarsi una donna per cui sviluppa dei sentimenti così profondi, cosa che forse non aveva mai fatto nella sua vita, perché sicuramente è uno che ha avuto tante esperienze con le donne, ma non credo si sia mai innamorato veramente, veramente. Cioè, nello sperimentare questi sentimenti così forti, magari si trova spiazzato e come un bambino si ritrova magari a trattare male la persona per cui in realtà è innamorato, ma non è che le faccia del male, non è che le faccia mai chissà che cosa. Fa delle battute un po' sgarbate sul fatto che lei sembri un uomo perché non è una donnicciola che si veste, si trucca come fanno le altre ragazze, cosa che invece avrebbe dovuto fare perché Kaori è un gran pezzo di gnocca e in moltissime occasioni, magari mascherandosi, truccandosi, mettendosi un costume da bagno, scusate l'espressione, ma Rio gli si drizza e come? Per cui, e poi molti sono anche, dicono anche, poi vabbè, c'è questa. C'è questo sketch, no, che Tsukasa Ojo ha creato di Kaori che insegue Ryo a suon di martellate. Vabbè, questo l'ha fatto anche, secondo me, per far riconoscere il manga. E molti a volte hanno chiesto a Ryo, ma perché non eviti le martellate di Kaori quando sei in grado di sentire uno che carica un'arma a non so quanti chilometri di distanza? E lui non ha mai saputo rispondere a questo, forse perché si diverte a farla incazzare. Vabbè, banalmente perché fa parte della gag ricorrente del manga, però effettivamente quelli che descrivono sempre Ryo come un cazzo di misogino che tratta male Kaori mi stanno veramente sui coglioni, quindi tutte quelle autrici che hanno scritto fanfiction mega pesanti, mega cupe, che andavano sempre a voler distruggere la figura di Ryo, a rendere fragile Kaori, invece magari a innalzare la figura di Meek Angel, che è l'altro uomo che si innamora di Kaori, cioè mi dà un po' fastidio, mi ha sempre dato fastidio, magari adesso non mi esprimerei come mi esprimevo quando avevo 15 anni, quindi non farei le scenate, ma rimango comunque della mia idea, della stessa idea che avevo quando avevo 16 anni, quindi le persone che mi dicevano tu vivi nel tempo delle mele, sei una persona immatura, forse me lo direbbero anche adesso, non lo so, comunque, a parte la polemica. Scusate, mi sono un po' lasciata andare, ma devo dire che sono abbastanza una fan del Flame, per cui ripeto, se qualche persona che faceva parte di quel gruppo ha voglia di replicare, ha oramai voglia di replicare, lo faccia tranquillamente, non c'è nessun problema. Comunque, qualche mese fa avevo fatto anche parte di un gruppo di Stiante, uno di quei gruppi su Facebook chiusi, poi sono uscita io dopo un po' i gruppi, non li sopporto. Non è che abbia qualcosa contro le persone che ci fanno parte, però un po' il ricevere 1.000 notifiche al giorno, un po' che certa gente scrive delle cose che veramente non si possono né leggere né scrivere, né leggere né sentire, dopo un po' mi sono tolta e vabbè, lasciamo stare. Però c'era stato un post in cui qualcuno aveva scritto: secondo voi perché Ryo ama Kaori e perché Kaori sarebbe la donna giusta per lui invece di altre? E questa è stata la mia risposta. Allora, lei è l'unica che lo abbia cambiato davvero. Nei primi numeri del manga, Ryo non si faceva scrupoli a uccidere tutti, in maniera anche molto macabra.
Certo, da una parte Hojo ha cambiato il tono del manga, che era un po' troppo cupo per essere uno shonen. Ma a livello di trama, io credo che la dolcezza e l'ingenuità di Kaori abbiano contribuito parecchio sulla personalità di Rio. Lei è una che non pensa nemmeno di vendicarsi su chi le ha ucciso come un animale fratello. È una persona estremamente pura e innocente, Kaori, cioè veramente, quando si trova davanti alla persona che ha ucciso suo fratello, non pensa mai alla vendetta. Inoltre lei è l'unica che ami Rio per davvero, conoscendone i pregi e i difetti. Le clienti e le altre donnicciole che ci sono nel manga, che costellano il manga, si invaghiscono di Rio per il suo aspetto, la sua aria da tenebroso e misterioso, ma non lo conoscono nel profondo come Kaori. In molte fanfiction viene detto, e la cosa sembra banale, ma chissà chi sarebbe rimasto al suo fianco dopo aver saputo cosa è successo davvero nel passato di Rio, comprese tutte le persone che ha ucciso e con cosa ha dovuto convivere. Sapete, Rio ha vissuto nella guerra fin da quando era piccolo in America Latina e a un certo punto gli era stata anche somministrata la potentissima droga polvere degli angeli che l'aveva fatto completamente dimenticare chi fosse e aveva ucciso un intero plotone praticamente di persone da solo. Quindi questa è una cosa che viene raccontata a Kaori. Eppure lei rimane accanto. Kaori ama Rio nella maniera più pura possibile e credo che questa cosa possa spiazzare un uomo come Rio, che naturalmente si è reso conto di che cosa la vita gli ha regalato dopo tanta violenza e dolore. E questo, cioè, di questo sono convinta. Io penso che un uomo come Rio, che magari è stato anche abituato ad avere mille donne che gli cadevano ai piedi, spogliarelliste, qualsiasi genere di donna strafiga, uno come lui forse può rimanere spiazzato davanti a una come Kaori, che, ripeto, fisicamente non ha neanche niente da invidiare alle altre, perché basta che si metta un trucco e un tacco e diventa figa esattamente come le altre, ma non ne ha bisogno, perché lei è bella così com'è. Adesso all'inizio magari scusate, Hojo la rendeva veramente un po' troppo maschiaccio, le faceva mettere dei tutoni addosso assurdi, però ci sono alcuni episodi anche in cui non è stratruccata, in cui è veramente bella, con delle camicette, delle minigonne che, cioè, secondo me, Rio doveva veramente faticare per non soffermarsi a guardarla. Per fortuna esistono le fanfiction. Però, ad esempio, quando prima dicevo che secondo me all'inizio la storia di Rio e Kaori non era contemplata e che certi episodi che sono arrivati alla fine del manga non erano stati pensati all'inizio. Questo, ad esempio, secondo me, è evidente nell'episodio in cui Hojo si inventa che Rio e Kaori si erano già conosciuti, o conosciuti o comunque incontrati, quando lei aveva 16 anni. La storia del primo incontro, quindi, sono sicura, strasicura, che Hojo sia venuta in mente molto dopo. Perché quando il manga è partito non aveva sicuramente pensato a quel prequel, quindi a quel primo incontro di Rio e Kaori ancora prima che si conoscessero ufficialmente. E infatti ha usato delle scuse poco credibili, perché Kaori, quando racconta a Meek di aver incontrato Rio quando era piccola, poi dice che in seguito, quando lei invece aveva già 20 anni, Rio ha fatto finta di non riconoscerla. Questa è una scusa un po' poco credibile, perché Rio, per quanto faccia il coglione nella maggior parte del manga, è una persona estremamente intelligente, di sicuro non si dimentica le persone, anche perché ha un fiuto eccezionale, cioè riconosce la gente anche solo dall'odore. Non penso sia stato amore a prima vista. Io faccio sempre l'esempio delle fanfiction, ma nelle fanfiction a volte la gente si lascia un po' andare al romanticismo e fa dire ai personaggi cose come: ti ho amata dal primo momento che ti ho visto. No, secondo me non è questo. Rio non si è innamorato subito di Kaori. All'inizio aveva provato rispetto per il suo modo di reagire al lutto del fratello e per come lei si comportava, perché, ripeto, Kaori non ha mai fatto la donzella piangente. E all'inizio Rio era comunque colpito da Kaori per il fatto che avesse due palle così. Ma nemmeno Kaori si è innamorata dal primo momento di Rio, sempre per la storia che penso che Hojo all'inizio volesse fare solo di Rio il protagonista. E infatti nei primi numeri la sua presenza è molto limitata, cioè lei compare forse nel primo, secondo numero, o già nel secondo, poi non appare fino al 7-8, cioè ci sono stati diversi numeri in cui non era presente.
Quindi io penso che in principio Ojo volesse dare un carattere diverso alla sua storia, più improntata all'azione, alla violenza, che alla commedia e al rapporto amoroso. Ma City Hunter, essendo un prodotto per ragazzi, non poteva presentare tutte quelle scene così crude e più adatte probabilmente a un seinen, quindi a un manga per adulti. Quindi Ojo ha virato verso il comico sentimentale, anche se comunque rimane l'azione. E ha capito quanto successo potesse ricavarne dalla storia d'amore. Quindi, sicuramente Ojo non aveva pensato a un retroscena in cui Ryo e Kaori si fossero già incontrati quando lei era adolescente. È un'idea che ci sarà stata verso la fine del manga e si capisce bene. Come vi ho già detto, anche il cambio proprio di colore nel manga passa da scuro a più soft ed è evidente. Però Kaori ha sempre mantenuto questa sua ingenuità, il suo essere estremamente onesta, non ha mai, è talmente onesta, talmente sincera da sembrare a volte fessa perché non si rende nemmeno conto di quello che potrebbe fare con il suo corpo. Cioè, sicuramente il momento in cui Ryo si è reso conto di essere innamorato di Kaori è l'episodio di Silver Fox, andatevelo a leggere. Comunque l'episodio in cui Kaori viene praticamente minacciata da un serial killer che è convinto che sia la donna di Ryo. Ryo dice assolutamente che non è la sua donna, però guarda caso si ritrova a commettere degli errori da principiante che non sono assolutamente da lui e comunque è lui che lo ammette di provare dei sentimenti per Kaori. Non lo fa mai in maniera limpida e netta perché Ojo è un grandissimo sadico, però lo dice chiaramente, ho commesso degli errori. Ed era una cosa che non mi era mai successa prima. E quando è che commetti degli errori? Quando ti viene colpito qualcosa a cui tieni che diventa per forza di cose il tuo punto debole. Quindi quello è l'episodio clou, secondo me, si trova tipo al numero 18-19 del manga. E poi anche l'episodio di Sara, se ve lo ricordate, quella bambina che leggeva nel pensiero. Sara che cosa avrà letto nel pensiero di Ryo? Che sicuramente c'era nel suo cuore, c'era solo posto per Kaori. Cioè, Kaori è un personaggio molto timido, tremendamente insicuro, non si rende nemmeno conto di che cosa possiede, di come eventualmente sfruttarlo per far cadere sui piedi chi vuole. D'altronde, questo è anche il motivo per cui molti degli uomini del manga si innamorano di lei. Cioè, il fatto che lei sia così innocente, pura, che possegga in realtà un corpo e un viso meravigliosi, però non li sfrutti. È ciò che secondo me rapisce gli uomini, come Mick, un Don Giovanni molto affascinante, molto bello, con tante donne, che ha avuto tante donne quante praticamente ne ha avute Rio, ma si innamora della più semplice delle donne che abbia incontrato in vita sua. E lei è semplicemente troppo onesta per pensare di sfruttarlo, di usarlo, di sfruttare i suoi sentimenti, scusate. Cioè, Mick si innamora di lei, ma Kaori non pensa mai di sfruttarlo, di far ingelosire Ryo attraverso Mick. E Ryo comunque dimostra di essere geloso. Poi vabbè, alla fine Ojo ha avuto l'idea di sistemare Mick con Kazue. Questa è una scelta molto superficiale, nel senso che non si capisce come cazzo Mick e Kazue si siano innamorati. Cioè, Kazue sarà anche una bella donna, ma un amore che abbiamo visto da parte di Mick, così intenso verso Kaori, talmente intenso che mentre anche lui era drogato con la polvere degli angeli, la voce di Kaori lo ha fatto fermare almeno per qualche secondo, quindi la voce della persona che amava. Un amore così intenso provato per una persona così speciale con Kaori non me lo puoi far sparire dicendomi che Mick si è innamorato di Kazue, così mi risolvi il triangolo amoroso. È festa finita, non so chi abbia suggerito a Ojo di optare per questa scelta, ma è stata veramente abbastanza misera. Cioè, Kazue veramente era mozzarella in sapore, cioè ha la bellezza, ci sono dei disegni molto belli, ma semplicemente perché Ojo sa disegnare molto bene, ma come personaggio non mi significa un cazzo. E infatti io sono comunque convinta che Mick si sia fatto da parte, cioè mettendosi con Kazue, ma poteva mettersi con la prima che trovava. Semplicemente perché tanto aveva già capito che nel cuore di Kaori non poteva esserci nessuno a parte io. E quindi si è messo l'anima in pace, ma io non credo che a Mick sia passata così facilmente l'innamoramento per Kaori.
E anche lì ci sono molte fanfiction in cui alla fine Mick, Kazuo e la molla e ci sono dei risvolti molto interessanti, triangoli amorosi tra appunto Mick, Kaori e Rio. E a proposito di questo, diciamo che siamo addirittura d'arrivo, quindi dai, il mio video non è stato poi così lungo come pensavo. Vi consiglio di leggere la storia che secondo me è ancora la più bella su City Hunter, è una storia un po' vecchia, una storia francese ma è stata tradotta in italiano da Rosie Chan, la trovate sicuramente su forse EFP ma anche su quello che un tempo era Manganet, adesso si chiama Fanfiction Zone, dovrebbero pagarmi per tutta la pubblicità che sto facendo a questi siti, si chiama La Lacerazione, una storia bellissima, appunto c'è il triangolo amoroso, ma non c'è solo quello, e comunque è scritta talmente bene che io ve la consiglio assolutamente. Sempre tradotto, cioè Rosie Chan, secondo me questa ragazza aveva veramente buon gusto perché ha tradotto delle storie stupende, come se avessi, purtroppo se avessi. Non è mai stata conclusa dall'autrice originale, quindi ovviamente non c'è una conclusione vera e propria anche in quella in italiano, ma comunque bella perché anche l'ultimo capitolo poteva tranquillamente essere un finale. È una storia un po' triste, nel senso che la vicenda inizia con Kaori che viene stuprata, e quindi è molto tragica, ma è descritta molto bene. E quindi io vi consiglio queste due storie, vi consiglio di leggere però questo manga perché nonostante sia vecchio, nonostante sia datato, nonostante non sia perfetto, perché nessun manga lo è, secondo me in un certo momento Ozu si era veramente fatto prendere un po' troppo dalle storie con tutte queste clienti che però non avevano niente da dire e forse a un certo punto i suoi editori gli hanno detto: "Senti, però devi dare una conclusione a sto manga e mi devi fare delle storie su Rie Kaori perché la gente vuole Rie Kaori". E non bastano gli intermezzi qua e là in cui effettivamente c'è qualcosa di Rie Kaori, mi servono degli episodi veri e propri. E quindi poi ci ha ripagato con delle storie veramente spettacolari, come la storia di Sonia Field, la storia di Shinkai Bara, la storia del matrimonio di Umi e di Miki, e quindi per molti aspetti dobbiamo ringraziarlo, però un cazzo di bacio serio glielo potevi far dare. Anche perché, e vi faccio lo spoiler, di quel bacio unico che si danno in tutto il manga attraverso il vetro, Kaori poi non se ne ricorda. Poi recupera la memoria, ma vabbè, è troppo complicato da spiegare in un solo video quello che succede in City Hunter. Cos'altro posso dire? Questa coppia, come ho detto, cioè io l'ho spiegata leggendo il post che avevo scritto, perché ci sono delle volte in cui sono talmente ispirata che scrivo dei post azzeccati e quindi poi li conservo per fare magari questi video. Cosa posso dire? È una coppia che sicuramente mi ha accompagnato per tanto tempo, mi accompagnerà per sempre. Magari adesso non è più il manga che mi ossessiona, non è più l'opera che mi ossessiona, perché ovviamente uno cresce, ci sono tante altre cose da guardare, da scoprire. Però vi assicuro che quando poi mi ricapita di rileggere, fare il rewatch, tra virgolette, di tutte le fanfiction belle che mi sono piaciute, ragazzi, tra parentesi, l'episodio di Cenerentola è stupendo, vabbè, chiusa parentesi, è un altro episodio per cui dobbiamo ringraziare Ojo, che ci lascia sempre un po' sul dolce amaro, eh? Cioè se lui non ci mette la parte amara e un po' indigesta non sta bene, però vabbè, noi ci siamo accontentati anche delle briciole che ci ha dedicato. Però cosa posso dire? Veramente l'incontro di due persone che sono diverse, ma che in fondo, come dice Kaori in uno degli episodi, sono anche uguali, perché Kaori lo dice a Rio: "Io non ho mai sperimentato la guerra, l'orrore delle uccisioni e queste cose, però ha sperimentato la solitudine e il sentirsi smarriti", perché comunque anche lei è una ragazza che non è che abbia proprio avuto un'infanzia felicissima, cioè era figlia di non si sa neanche quale criminale, cioè non si capisce molto bene quali siano le sue origini, viene adottata. Secondo me a un certo punto scopre anche che era stata adottata, che non era davvero la sorella di Deyuki, o comunque non biologicamente. Poi si presenta anche la sorella, che invece è la sorella biologica. Kaori sembra che non capisca che è sua sorella, ma secondo me l'ha capito benissimo, però decide di rimanere sempre accanto a Rio.
Quindi è una persona che comunque riesce a capire in un certo senso il dolore di Rio, cioè quello di crescere senza dei genitori, senza delle figure solide. Certo, ovviamente quello che ha vissuto Rio nell'infanzia e nella sua vita è tutt'altra cosa ed è anche per questo che io spesso lo giustifico su alcuni atteggiamenti, perché comunque è un bambino, è un ragazzo, è una persona che fin da quando era veramente piccolissimo ha vissuto senza genitori, in mezzo alla guerra, conoscendo solo distruzione e morte. Quindi se in certi momenti non riesce magari ad esprimere i suoi sentimenti, si butta nel fare il coglione e non è completamente in grado di accettare Kaori per la solita storia che avrebbe paura di metterla troppo in pericolo nel tipo di lavoro, nel tipo di ambiente in cui sta, è comprensibile. E comunque io sono sempre stata una fan di Rio, lo rimarrò per sempre e lo giustificherò sempre. Perché ci sono certe cose da una persona che non puoi cancellare. E comunque, ragazzi, io sono convinta che dopo il finale del manga, anche se è rimasto aperto, loro si sono messi insieme. Io di questo sono convinta, perché il finale del manga, c'è questa specie di dichiarazione tra loro due, sempre una specie, perché ovviamente Ojo non ci può mai mettere una dichiarazione con Rio che dice a Kaori ti amo, ma dice sopravviverò per la persona che amo, e c'è solo Kaori lì. Sono sicura che dopo quello si siano messi insieme, anche se poi alla fine ci fa vedere comunque delle scenette che sono della vita di tutti i giorni, quindi con Rio che ci prova con Saeko, Mick che li guarda, Rio che ci prova con Miki e con tutte le altre donne, ma semplicemente perché io loro due non me li vedrei a stare sempre appiccicati mano nella mano con Rio che non fa mai il deficiente, cioè sarebbe snaturato. Però sono convinta che quando sono tornati dal matrimonio di Umi e Miki ci abbiano dato dentro finalmente una volta per tutte, sfogando tutta la passione repressa in quegli anni e che siano sempre stati felici e contenti. Poi è arrivato Angel Heart che ci ha ucciso Kaori, ma questa è un'altra questione. Per cui siamo arrivati a superare i 40 minuti. Io direi che ho parlato abbastanza. Come al solito mi scuso per gli strafalcioni, mi scuso perché a volte dico cose che mi fanno un po' uscire dal seminato. Però ditemi che cosa ne pensate, ovviamente, fan di City Hunter, fatevi sentire, leggete il manga, leggete il manga. E con questo arrivederci e alla prossima.